I'm going to go in English just so we save time and get to your questions. Mateo has been so kind to translate today. Thank you, Mateo. I want to just start off with a few comments, basically to say that recently I'm very proud of the way this team is playing, the way this team is battling. È molto soddisfatto di come la squadra sta giocando ultimamente e dei risultati che sta ottenendo. I think we need to keep in mind in this company and in this team from my arrival to last year to last summer to now, there has been an incredible amount of changes in personnel, changes in the office, changes in the field, changes in coaches, changes in players. And I think we would be foolish to assume that we would have instantaneous success. Dobbiamo sempre ricordarci che dal mio arrivo fino ad ora ci sono stati molti cambiamenti ad ogni livello, sia societario che sul campo che per l'aspetto tecnico, e quindi è impensabile pensare, scusate la ripetizione, di poter ottenere risultati nell'immediato. I want to give so many compliments to the employees of this company, from Giuseppe, Marco, Daniele, Michele, everyone in the company that has worked so hard, Viner, who has worked so hard under situations that were not in their control, who have really risen to the occasion, have gone above and beyond the call of duty to try to make this a successful team, successful company, and a successful project. Si complimenta con tutti coloro che lavorano qui, da Giuseppe, dal direttore Magalini, a Marco Bertolini, Weiner, Daniele, tutti quanti quelli che lavorano all'interno di Reggiana, perché stanno lavorando duro per portare avanti la società. Also want to commend our youth department, Davide Caprari, il segretario, because we have been forced to make significant changes, cuts to the program. But I actually think our quality now is exceptional. They've been working hard, recruiting the best players from the area, that we have a future of Calciatori from this area. So I want to commend them and thank them for their efforts. E si congratula anche con i ragazzi del settore giovanile, a partire dal direttore Davide Caprari, perché ci sono stati cambiamenti anche per il settore giovanile, sono stati fatti dei tagli, ma la qualità dei nostri ragazzi è comunque eccezionale, quindi si complimenta per il lavoro svolto finora anche dal settore giovanile. And lastly too, I want anybody I haven't included, want to thank them. I also want to thank the players for their patience, for their determination. As you can see, when they are together, they can achieve great things. It's a very difficult league. It's a very difficult championship. And they've been playing very hard. So I expect and hope that they continue this good play and give the fans of Reggiana the quality and hopefully a championship which they deserve. Si complimenta anche con tutti coloro che non ha nominato e li ringrazia. E vuole fare i complimenti anche e ringraziare anche i giocatori per la loro costante passione, il loro costante impegno. Se finché saranno tutti insieme, si impegneranno come squadra, potranno ottenere i risultati che hanno ottenuto anche ultimamente, e nella speranza di poter dare ai tifosi i risultati finali che meritano. And ultima cosa, I want to say benvenuti a Ted to the company. I think he's been he's a brilliant soccer mind. He will serve as my eyes and ears when I'm not here. And we've been collaborating together since we've been together. He's been very easy to work with. He's very smart.
He's got some new ideas, and with his addition, we hope to continue this project and hope to grow. E per finire, ringrazio e saluto ufficialmente anche Ted Filippakos, che è un brillante uomo di sport, conosce il calcio, sarà i suoi occhi in sua assenza, e guiderà appunto la società insieme a lui. And with that, I will take your questions. E se avete domande, prego. No domande? In questi giorni si è letto, si è scritto di possibili arrivi in società che possono in qualche modo aiutare lei nella gestione dei prossimi mesi e anche dei prossimi anni, visto che, come abbiamo appena detto, gli obiettivi non possono essere immediati, visti i tanti cambiamenti che ci sono stati. Cosa può dire rispetto alla possibilità che arrivino nuovi soci? It was said and written about the possibility of new partners in Reggiana. Can you say something about this issue? First off, as of now, we have no new partners. I was a little confused as how these stories start to grow and get momentum. Al momento non ci sono nuovi soci, sono un po' confuso per il motivo e il modo in cui queste voci hanno cominciato a circolare fino a questo momento. And I simply ask if you have a question, or if you hear a rumor, or if you hear a story, that you at least give us a chance, an opportunity to respond to that story before you go to print with that story. If we have no comment, we will say no comment. Sometimes we can't give an answer, but we would appreciate at least an opportunity to answer. So recently some stories have been coming out that, may have one small aspect of truth that seemed to gain momentum. And I respectfully ask that you ask us for a comment, that's all. L'unica cosa che posso dire è che se ci sono domande di questo tipo o voci che circolano, prima di scrivere, di pubblicarle, di chiedere, se sono cose delle quali non possiamo parlare, diremo semplicemente no comment, altrimenti daremo una risposta in merito a queste questioni. Prossima? Sì. Ecco, io guardo, salve, buongiorno. Ciao. Io guardo un attimo indietro invece, perché io non ho ben capito i vecchi soci. Cioè lei ha detto, se non sbaglio, sulla gazzetta, che lei adesso detiene il 100% delle quote. Io vorrei capire se è così, se i soci vecchi ci sono ancora, perché non è chiaro sul mio parere. He said that on an interview on Gazzetta di Reggio, you said that now you have the 100% of the society. Mm-hmm. He asked if it's a reality or if it has no clear the situation in mind. That is the reality. We have not made that official with the notary yet, but that is pending. But yes, that is correct. Alicia and myself do own 100% of the shares of the company right now. With that said, the former partners, Nunzio and Gianfranco and Johnny, have been very helpful, very much helping with the improvement of the grounds, have been good friends, and hopefully I rely on them for advice and relationships on the local level. Ha detto che attualmente sì, la situazione è così, lui e Alicia hanno il 100% della società. Non è ancora ufficiale la cosa perché è una pendenza col notaio, quindi devono solo sistemare alcune carte per renderlo ufficiale. E ha aggiunto che i soci, quindi Nunzio Annovi, Gianfranco Medici e anche Gianni Perin, sono stati molto d'aiuto per quando sono entrati, sono tuttora buoni amici e spera che possano continuare a consigliarlo anche in futuro. Grazie. Quindi il capitale va azzerato e va rifatto, in un certo modo, per farlo uscire. So you have saved some capital
to do the capitalization? We are capitalizing the company as needed. And I'm sure reports that have just been seen that, you know, the players are being compensated. We're not without challenges. We have some issues that we need to address, as in many teams do in Serie C Lega Pro. But I have been making a commitment to fulfill my obligation to capitalize the company as needed. With that said, we do have challenges, and we will continue as best we can. Detto che sta capitalizzando la società come richiesto, e come avrete sicuramente già letto, sono stati pagati anche i giocatori. Chiaramente stiamo affrontando tutte le problematiche come qualsiasi società di Serie C, ma il suo impegno è di rispondere a tutti gli obblighi che ha in carico. Con l'argomento degli impianti della Granata, il suo progetto di acquisizione va avanti, ci sono novità? Your program for the sports center and the facilities. Initially, when I entered the company, there was, for me, some confusion and some misinformation in relation to the project here. All'inizio, quando è arrivato, c'è stata un po' di confusione e di informazioni mancanti su questo tipo di progetto. We've had to reset our expectations. As you can see, we've been good stewards to the property, trying to make strategic improvements. Abbiamo dovuto rimodulare un attimo le nostre aspettative. Come avete visto, abbiamo comunque fatto qualche cambiamento per quanto riguarda il centro sportivo. And unfortunately, there has been some stories come out that were not true. As far as our relationship with the diocese and the bishop, Vescovo Kamisaska is a friend of mine. I'm a man of faith. We have a very good relationship. We have challenges which we are addressing, but the dialogue has been very positive and very productive. So to imply that there was anything negative was not correct, and I want to, as we've seen and I've mentioned, to be good stewards of this property, and I consider them partners. We have issues which we are discussing, but with that said, there was never any problems. Sono uscite storie non vere a riguardo. Non ho nessun problema né con la diocesi né col vescovo, sono un uomo di fede, anzi il vescovo è mio amico. Ovviamente abbiamo delle questioni da risolvere, ma abbiamo un buon rapporto e non ci sono problemi in questo senso. Tornando alla squadra, se l'allenatore oggi le dice ok, stiamo andando bene, però avremo bisogno di qualche... Voi andrete sul mercato, siete pronti a investire anche sui nuovi giocatori? What about the transfer market in general? Are you ready to invest in new players if needed? Or? The situation is not it's a fluid situation, we say in English. We are monitoring our needs, we're monitoring our injuries. I've had great discussions with Giuseppe about potential moves. To reveal those moves publicly now would be a disadvantage for us. All I can tell you is that we're always looking to improve, but be also conscious of the budget. I'm not going to lie about that. So we have needs that we are trying to address, but we also have to be responsible in respect to spending responsibly.
Sì, la situazione è in divenire, stiamo ovviamente riflettendo sulla situazione attuale della squadra, sugli infortuni e quindi stiamo ragionando anche col direttore Magalini in questo senso. Ovviamente parlare di giocatori in questo momento sarebbe solo uno svantaggio per noi, che ovviamente pensiamo sempre a migliorare, ma tenendo sempre in mente al budget, non possiamo pensare di muoverci senza pensare al budget, e quindi stiamo cercando di valutare i nostri bisogni, ma dobbiamo agire in modo responsabile in questo senso. Io chiedo a Mike che la cosa che lui non farebbe, ritornando indietro di tutto quello che è successo, e gli chiedo anche se può fare un passaggio veloce sulla storia di tutti quei licenziamenti concentrati nel momento in cui facevamo i playoff, se può parlare un attimo dello stadio e se può parlare anche, visto che è rimasto fuori il discorso con Brian. He's asking if there's something you would not do if you can come back in the past, and then a resume of the firing that there was in this the last summer, something about the stadium issues and the issues of Company. Okay. First off, I don't regret coming to Reggio Emilia at all. Per prima cosa non rimpiango affatto di essere arrivato a Reggio Emilia. However, if I could go back, I would change many aspects of the agreement. Ma se potesse tornare indietro, cambierebbe molti aspetti dell'accordo. I was given a lot of misinformation by people I trusted. Mi sono mancate molte informazioni da parte delle persone di cui mi fidavo. And ultimately, last summer, there was a time where I thought about leaving the project. C'è stato un momento la scorsa estate in cui ho pensato di abbandonare il progetto. But Alicia, my wife, came into this office every day for 3 weeks and went through every line item on the budget. Ma Alicia è venuta quotidianamente per 3 settimane in ufficio, abbiamo trovato una linea per il budget. And she told me sometimes in life you have to double down. E mi ha detto che double down? Double down. And what is that? We say in poker double down, even though last year was very expensive. I knew this year was going to be expensive, but we decided to finish our commitment, or at least do everything in our power to see this project through. E Alicia gli ha detto che delle volte nella vita bisogna raddoppiare, e quindi ha deciso di fare qualsiasi cosa in suo potere per poter risolvere la situazione. It's not been without difficulties. As far as the issue with the stadium, it is in the hands of the lawyers now, so I can't comment on that publicly. All I can say is that we want a solution that makes sense for everybody. As we know, we have a covenant and a right to play in the stadium, and we want to be good neighbors. So this situation is being monitored, and as I mentioned, we want a solution. Per quanto riguarda la questione stadio, attualmente in mano agli avvocati, quindi non ne può parlare pubblicamente. Vogliamo arrivare a una soluzione che sia ragionevole per entrambi, essere buoni vicini, ma chiaramente dobbiamo arrivare a una soluzione. Anche la risposta su Compagni. Vista Compagni. Let's just say we have some tremendous differences. I want to review the history for everyone so that you're re-familiarized with the issue. Ci sono molte differenze tra me e lui, voglio solo rinfrescarvi un attimo la memoria su quello che è successo tra me e compagni. I was brought in as a partner. Sono stato portato qui come socio. I put a lot of trust and confidence into Stefano. Ho dato molta fiducia a Stefano, compagno. Personally, I don't feel he was a good partner. I had to make corrections. I had to make big changes to make a model that was sustainable.
And that's what we did. Now, that's in the past. We still have issues we have to deal with, which will, again, be legal issues. But looking forward, I want to emphasize that we need to look at the positive things that we've done and the positive things which we are doing, and put the attention on this team, because this team, to me, is a very exciting team that is playing better, and we need to get behind this team. Personalmente ritengo non sia stato un buon socio. Ho dovuto fare correzioni e cambiamenti affinché la situazione potesse essere sostenibile, ma come ho già detto in passato abbiamo avuto qualche vertenza legale, ma adesso dobbiamo concentrarci su quello che faremo e che stiamo facendo. Dobbiamo concentrarci sulla squadra che sta andando bene in queste ultime partite, quindi adesso è questo a cui dobbiamo pensare. Grazie. I licenziamenti del presidente dei due allenatori li farebbe? Erano indispensabili prima Colucci e poi Menichini? The firing of Colucci and Menichini is something that you would do again, or that was useful for the team? Or? Well, first, as far as Mr. Colucci, I saw him at the game the other night. I was very disappointed by his comments. Sono molto contrariato dai commenti di Colucci che ho visto alla partita. This is a team and a company that gave him his first opportunity to coach. Questa è una società e una squadra che gli ha dato la prima opportunità per allenare. And quite frankly, to refresh the history, he quit after a game. E francamente, per ricordarvelo, è stato lui che se n'è andato dopo una partita. Looking back into the records, we convinced him to come back. Guardando indietro, l'avremmo convinto a rimanere. It was not a good situation. We had to make a change. Non era una buona situazione. Dovevamo fare cambiamenti. And actually had to pay him a playoff bonus and his contract. E gli ho anche pagato il bonus playoff come da contratto. Which I did not receive a thank you card for. E non ho neanche ricevuto un grazie per questo. Also, it's important to note that this company has had a lot of sacrifices, but these changes now are positive. Rather than look at the coaches of the past, we have to look at the great job that these coaches are doing now. Questa società ha dovuto fare dei sacrifici, ma in questo momento, più che guardare agli allenatori che ci sono stati, dobbiamo guardare a quelli che ci sono adesso, che stanno facendo un grande lavoro. They have stepped in under difficult situations, and at this point united a team that in the beginning of the season was not united. Sono arrivati in una situazione difficile e in questo momento hanno unito la squadra come non era all'inizio della stagione. So, thank you. Presidente? Sì. Chiedo una curiosità. In quei mesi appunto estivi, lui diceva lei che insomma è stato in difficoltà, avrebbe forse anche voluto lasciare, invece Alicia ha convinto a restare. Vorrei chiedere, ci sono stati 3-4 messaggi di Alicia sui social, voi siete molto uniti, però volevo chiedere se in questo caso lei, diciamo così, ha chiesto, ha detto alla sua moglie di stare più calma, oppure ha condiviso questi attacchi abbastanza feroci nei confronti di... Volevo sapere se in questo contesto siete una coppia unita, ma se è stato un motivo invece di... During the last summer you talked about leave the company, but then you said that Alicia convinced you to stay. The post on the social of your wife was something you discussed about? Did you agree with No, that was a surprise to me. Non sono stata una sorpresa per lui. I will say the thing I love most about my wife is the passion and the enthusiasm, and quite frankly, the amount of work that she put into this company.
She doesn't claim to know soccer, but she knows a lot about business. La cosa che amo di più di sua moglie è la passione e l'entusiasmo che mette nelle cose, in particolare il duro lavoro che ha fatto per questa società. Magari non si intende molto di calcio, ma si intende molto di business. I think everybody, the fans and everybody in the company, owe her a debt of gratitude because of the fact that she convinced me to finish this project, or at least continue the project. She's worked unselfishly to try to help the business, to make the model sustainable. And when she incurred frustrations, she reacts with emotion. But that was a symptom of how much she cares. Ha detto che tutti, da anche i tifosi, dovrebbero esserle grati per averlo convinto a rimanere, perché ha aiutato molto all'interno della società anche a rendere questo un modello sostenibile. È una persona emozionale, quindi reagisce ad impulso delle volte, ma questo dimostra quanto ci tenga a questo progetto. Grazie. Io volevo chiedere se, insomma, nel momento di incertezza estiva, quali erano i motivi, insomma, che l'hanno portato appunto ad avere questi dubbi, cioè se erano motivi di tipo, diciamo, quelli economici, ovvero di aver rimesso tanti soldi, oppure se si era sentito in qualche modo tradito da quelli che erano i suoi partner iniziali. Cosa aveva la predominante? Mi correggo se sbaglio. E quando poi siete andati, se è andato a chiedere così un aiuto, ci sia stato un pochino di imbarazzo. Comunque, insomma, non c'è stata una risposta, sì, ti do una mano, eccetera, eccetera. Vorrei capire se è così e che cosa ha chiesto al sindaco. First of all, he sees the same smile on your face as you arrived here, and so not the one of the last months. But the question is, the major said that Reggiana is the only team in Reggio, but it seems that it is not helpful. So he is asking the situation also with the major and the city. It's a situation that we will continue to address. He's made comments that he does not want to intervene between two private companies. I understand that. And then I also answer to him that we can say whatever we want about Parma, but when that team was in trouble, the mayor of Parma collected a bunch of local businessmen to rescue that team and invest in that team. Now, I know the situations are not the same. I'm merely asking Luca to help intervene so that we come to a solution that makes sense for everybody, that is not a drain on our company's resources while we are in a very low level. Ha detto che è quella con il sindaco, è una situazione che stiamo continuando ad affrontare. Il sindaco ha dichiarato che non si può intromettere negli affari di due società private, quindi lo capisco. Voglio solo ricordare che possiamo dire qualsiasi cosa del Parma, ma quando era in difficoltà il sindaco si è adoperato per trovare soci e persone che potessero investire nel Parma, e quindi il sindaco ha aiutato la società. So che siamo in una situazione diversa, ma anche col sindaco stiamo continuando a parlare, quindi continuiamo a sperare di trovare un dialogo anche con il sindaco proficuo. Volevo sapere dal Presidente se lui nei prossimi mesi o nelle prossime settimane si trasferirà, diciamo, in modo definitivo qui a Reggio, anche con i figli e con la famiglia, e come procede il suo rapporto con i partner locali, con le società e gli sponsor. In the next month, will you stay in Reggio also with your family, with your sons, and your relationship with the local partner and sponsor? Good, thank you for the question. The one thing I did forget to mention was our amazing sponsors. I know I thank them often and they deserve it. Like Castelli, Luca Quintavati from Almedo, our other sponsors that are very numerous to mention. We've been blessed with a lot of support from our sponsors. Alicia and the kids are arriving for the holidays. And we expect them to start school in the area in January. So we are making a commitment to the area.
And we hope that that will be a positive sign that we want to continue with the project. As I've said, not without challenges, not without our issues going forward, but we feel it's important that we're here to be part of the community, because this is a community team, and we're excited about it. So we still have some work to do before they arrive. It's been something else I want to mention that's very important for me is my family. We've made an amazing amount of sacrifice to be here. We're not from Reggio. We're from the United States, a different country, obviously different language. So with all the difficulties, with all the challenges, with all the debts that I've inherited with this company, we're trying to continue as best we can. As I said, it's not easy. Our dream, and when I said many times to come here, is to eventually first get to Serie B. We'll stay on that. I know it's not easy. The championship is very difficult, but that goal has not changed. Allora, sì, una cosa che si era dimenticato all'inizio, di cui si scusa, è di citare tutti gli sponsor che ci stanno dando una grande mano, a partire da Nuova Castelli, da Luca Quintavalli con Olmedo, che stanno riponendo grande fiducia nella società e stanno facendo un grande lavoro per la Reggiana, quindi li ringrazia. E a Liscia, Alicia e i suoi figli verranno qui per Natale e i ragazzi cominceranno la scuola a partire da gennaio, quindi l'obiettivo è di rimanere qui e si stanno impegnando sul territorio, vogliono diventare parte della comunità, pensano che in questo senso anche la firma di Ted possa essere vista come segnale positivo per il loro impegno che stanno mettendo sulla società, perché adesso saranno sempre più presenti all'interno anche a Reggio Emilia. Vogliono appunto che la squadra sia parte della comunità come lo è il team. Ovviamente ci sono molte difficoltà, loro vengono dagli Stati Uniti, differente cultura, differente linguaggio, differente paese, quindi ci sono ancora molte sfide da affrontare, ma l'obiettivo non è cambiato, prima di tutto è di arrivare in Serie B il prima possibile. Ultime due domande. Ecco, nelle sue risposte ricorso spesso la parola misunderstanding, disinformation, eccetera. La realtà però è che purtroppo il Presidente nei mesi passati per me è stato molto dietro le quinte, affidando ad altri quella che era il suo verbo, comunque la sua informazione. Gli chiedo se prossimo di poi o in futuro ci saranno dei cambiamenti a livello della sua comunicazione e della comunicazione societaria. He said that you talk about the misunderstandings and so on, but you stayed a lot behind the scene during this period, and so there will be changes in your communication, the communication of the company, or not? I will do the best I can to be available, but I want to reemphasize there's. For us, when we have information that we feel is important, we will convey it to you. I take meetings every day. I talk to potential sponsors. I've had some interest from other parties that want to help with the project. I don't know if that's investors. I don't know if that would be sponsorship. So for me to create unreal expectations by just giving you, well, I had a meeting today with X and it doesn't materialize, to me would not be productive. So I want to be available, but I still feel the most important thing for me is that this team is the star. I'm an administrator. We want to create a healthy relationship. But again, I think we've actually been doing a good job. We want to create a model that is more like a team in the higher reaches of Italy and even the higher reaches in the world. So there will be some changes, and we want to conduct our business in a way that gives everyone information that they need, but also protects our interests. So we will do the best we can. We make mistakes, but I think the biggest thing is that we're trying to create a positive company that is available, but also is professional. And for me, I think the attention should be on this team because this is a very exciting team. Ha detto che ha costantemente, si incontra a incontri costanti e quotidiani, chiaramente
l'obiettivo è di dare ai media le notizie che gli servono, ma allo stesso tempo di proteggere gli interessi della società, e quindi per evitare di dare idee che non siano realistiche o produttive sia a voi che ai fan che alla società, diamo le notizie che riteniamo più opportune dare. La star è la squadra, credo che stiamo facendo un buon lavoro, stiamo cercando di creare un modello ispirandoci anche ai modelli migliori che ci sono in Italia e nel mondo, e abbiamo fatto dei cambiamenti, continueremo a farli. L'obiettivo è di creare appunto questo un modello migliore possibile. Ma oggi con questa squadra e con questa classifica, oggi come oggi, lei dove pensa o dove vorrebbe arrivare? Oggi come oggi, classifica e squadra, dove pensa che si possa testare questa squadra? Leggiana. Today with this team and this position in the classification, what do you think could be the results at the end of the season, realistically? Again, I'm optimistic because this team has shown against Pordenone, against Vicenza, that they can play well and beat good teams. We've also shown that we have issues, needs that we need to improve, and there's a lot of time left, so I'm optimistic. And one more last thing, it's been asked a lot by fans and supporters. I am trying to continue to work on my Italian. Ted promises to speak Italian as well. So hopefully one day I can do a press conference in Italian. The problem is everyone around here speaks such great English, so I don't get to practice my Italian. But with that said, I want to say grazie a tutti. We will be in touch. I want to also reemphasize my thanks to the fans for their support. The fans here in Reggio are a great value and asset to the team. So we will hopefully play well for them and try to earn their support in the future. And we have some very good games coming up, so we look forward to seeing you soon. Per quanto riguarda la squadra, sono ottimista perché abbiamo dimostrato di poter giocare bene delle grandi partite come contro il Pordenone e il Vicenza. Chiaramente abbiamo anche dimostrato che ci serve qualcosa, ma il campionato è ancora lungo, e quindi sono ottimista in questo senso. Prometto ai tifosi di lavorare sul mio italiano, lo stesso ha fatto Ted. Un giorno spero di poter affrontare una conferenza stampa in italiano. Per finire voglio dire vi ringrazio tutti voi, e ringrazio anche i tifosi, che sono un gran valore sia per la città di Reggio che per la squadra, e ci impegniamo con la squadra anche a giocare bene nelle prossime partite per il resto della stagione, anche per loro. Ok, grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.